proseguono le attività annunciate in concomitanza con la festa del mare di restyling e arredo urbano relativo alla litoranea e alla zona porto di Torre del Greco. In tale occasione la città di Torre del Greco ha presentato praticamente attraverso la manifestazione che è stata a supporto le attività che sono state poste in essere da questa amministrazione in ATI con il FLAG grazie alle risorse a fondo perduto da parte della Regione Campania. Queste risorse sono relativamente, in modo particolare riguardano proprio l'arredo urbano e l'abbellimento del porto e in tale occasione anche delle piccole attività come dei banner praticamente per la pulizia delle acque, degli specchi d'acqua del porto. Seguirà una pulizia anche dei fondali marini. Certamente, in occasione della giornata del mare avevamo avuto una richiesta da parte delle associazioni del territorio, quindi l'amministrazione è stata presente attraverso una delibera dove praticamente ha posto in essere tutte le attività, le autorizzazioni per poter svolgere questo tipo di operazione, ma poiché ci trovavamo in zona arancione la pulizia dei fondali non è stata consentita, quindi sempre grazie a una delibera già approvata da parte di questo comune in questo periodo seguiranno anche attività relativamente alla pulizia dei fondali in collaborazione con la Capitaneria di Porto e in collaborazione delle associazioni del territorio che ci hanno chiesto di intervenire in tal senso. Delle azioni quindi che mirano a rivalorizzare tutte le aree marittime di Torre del Greco. Sicuramente, noi ci aspettiamo, anche se per il momento sono piccole attività che sono state messe in atto anche in vista della stagione estiva, e ci aspettiamo sicuramente di effettuare altre operazioni e altre attività di arredo urbano. In tal senso stiamo in stretto contatto con il FLAG, con la Regione e quindi stanno partecipando i comuni della zona litorale per chiedere che tale attività, tali azioni locali abbiano un futuro per i territori dei paesi vesuviani. Inoltre domenica scorsa, poiché stavamo in zona arancione, le associazioni del territorio che il giorno 11 aprile in occasione della festa del mare si sono mosse per la pulizia delle spiagge, hanno raccolto i rifiuti, praticamente c'è stata un'operazione di smaltimento perché eravamo passati in zona arancione grazie alla collaborazione soprattutto del nostro comune e delle nostre associazioni per lo smaltimento di tutto quanto raccolto, che ci sono stati bei sacconi che sono stati portati via e abbiamo dato insieme all'associazione, insieme ai nostri dirigenti e agli operatori una dignità alle nostre spiagge, alle spiagge libere del territorio.